Amici del Quotidiano di Sicilia, oggi ho il piacere di avere in video collegamento l'assessore allo sport, ma anche alla transizione green del comune di Catania. Sto parlando di Sergio Parisi. Buon pomeriggio, assessore. Buon pomeriggio. Come le dicevo, tantissimi, come ci siamo accorti noi cittadini, soprattutto tantissimo lavoro svolto in questi anni di amministrazione pugliese, dove lei ha non solo dato un nuovo volto a diversi impianti sportivi, su tutti mi viene in mente il Pala Catania, ma sta continuando a lavorare in quella che anche l'ecologia, quindi la transizione green. Sotto questo punto di vista, da prima sono arrivate le auto elettriche in collaborazione anche con l'AMT, e da qualche giorno i monopattini, anch'essi elettrici, quindi un risparmio senza dubbio dell'inquinamento. Ecco, cosa ci può dire? Ma sì, diciamo, partiamo dalle mie due deleghe principali, che sono appunto lo sport e poi le politiche comunitarie. Le politiche comunitarie che mi hanno dato, diciamo, la possibilità, la delega politica comunitaria mi ha dato la possibilità di intervenire sull'impiantistica sportiva, appunto sfruttando i fondi comunitari, quindi senza alcun aggravio di spese per le casse comunali. Voglio ricordare, appunto, lei ha citato il Pala Catania. Voglio ricordare che Catania è la città che in Sicilia ha più impianti sportivi e certamente una delle prime nel meridione. Tanti impianti sportivi e purtroppo tanti impianti sportivi privi di manutenzione da tanti anni, e quindi questa, diciamo, iniziativa sull'impiantistica principale, quindi sui grandi impianti sportivi, iniziative riqualificare appunto con fondi comunitari, si è avviata e conclusa in alcuni, soprattutto citiamo appunto il Pala Catania, perché in 11 mesi siamo riusciti a riqualificare un impianto vecchio di suo e quindi non manutentato da tanti anni, ma che negli ultimi anni sicuramente aveva subito a causa delle azioni meteorologiche molto, molto grave, ha subito danni non indifferenti, soprattutto al tetto, quindi con infiltrazioni d'acqua che ne hanno pregiudicato la funzionalità. Quindi è stato riqualificato il tetto, è stato riqualificato il parquet, sono stati riqualificati gli spalti, c'è, cioè, quindi un restyling importante. Stessa cosa abbiamo fatto poi con il campo scuola, stessa cosa con il campo da calcio di Nesima. Stiamo lavorando sulla piscina di Nesima, stiamo lavorando sul Santa Maria Goretti, sul San Teodoro, che tra qualche settimana sarà riconsegnato, l'altro campo di rugby. Quindi, diciamo, una rivoluzione sull'impiantistica sportiva importante. E adesso, anche grazie alla nuova delega, come diceva lei, sulla transizione green, in qualche modo stiamo attenzionando quella che è la riqualificazione di spazi all'aperto, partendo sempre dalle attività sportive e quindi dalle attrezzature sportive, ma ovviamente arrivando poi alla riqualificazione degli stessi siti. Mi riferisco soprattutto alle piazze. Abbiamo presentato Piazza Nettuno qualche giorno fa, il tutto nella logica di incidere positivamente su quegli indici della qualità della vita che oggi ci vedono penalizzati. Catania purtroppo è agli ultimi posti sugli indici appunto della qualità della vita, e quindi su questo noi stiamo lavorando tanto. Stiamo immaginando la riqualificazione di 4-5 aree in città. Siamo partiti appunto da Piazza Nettuno, ma una riqualificazione che vede protagonista non solo lo sport, ma anche le aree a verde, la rigenerazione urbana attraverso appunto arredi urbani di nuova generazione. La possibilità di illuminare questi siti con energie di nuova generazione, quindi anche con impianti fotovoltaici, diciamo un'attività che cerca di far cambiare marcia alla nostra città su questi temi. Voglio anche ricordare che proprio gli unici indici positivi che noi abbiamo sono proprio sulla qualità dell'aria rispetto ad alcune città del nord, e quello sull'indice di sportività, perché l'indice di sportività non è agli ultimi posti grazie al lavoro che fa
fanno le nostre società sportive, grazie ai nostri atleti, e quindi anche su quello noi dobbiamo puntare e quindi cercare di dotare gli impianti sportivi per l'attività agonistica, ma anche le aree all'aperto per dare spazi alla nostra, ai nostri concittadini per fare attività, ma anche per respirare aria buona. Lei ha parlato anche delle auto elettriche, perché noi stiamo lavorando su questo attraverso in realtà un'altra delega che è sempre collegata alla transizione green, che è la delega sull'efficientamento energetico. Siamo riusciti a sfruttare delle risorse sempre comunitarie per appunto l'acquisto di auto totalmente elettriche, che non solo ci faranno risparmiare tanto, perché chiaramente hanno meno manutenzione e consumano molto molto meno rispetto alle auto tradizionali a benzina o a gasolio, ma saranno anche determinanti per quello che riguarda l'inquinamento, perché poi risparmieremo tanto CO2 e soprattutto andremo a dismettere il nostro parco auto, che è vecchio, vetusto, con macchine veramente ormai inguardabili. Quindi questo è veramente un altro passo per dire: stiamo dando, ecco, noi l'esempio. Io, tra l'altro, ho una macchina elettrica, guido la bicicletta elettrica, quindi sotto questo profilo ho già sperimentato quali vantaggi si possono avere attraverso questi mezzi, ecco, per camminare in città. Stiamo lavorando anche tanto sulla mobilità sostenibile, con tutta una serie di iniziative che abbiamo messo in campo con l'AMT. Voglio ricordare che abbiamo siglato con l'AMT una convenzione proprio tra politiche comunitarie e AMT per far diventare soggetto attuatore l'AMT e quindi accelerare la spesa di quei fondi comunitari legati alla mobilità. Mi riferisco all'acquisto di autobus elettrici, mi riferisco al bike sharing, quindi con acquisto di altre biciclette elettriche, che andranno a implementare le 5 postazioni, saranno implementate con altre 20 postazioni per quanto riguarda il bike sharing. Mi riferisco anche al BRT, quindi tutta una serie di iniziative che stiamo mettendo in campo insieme all'AMT, ma soprattutto questa grande collaborazione che abbiamo portato avanti tramite questa convenzione, che sta portando già frutti non indifferenti. E abbiamo anche al vaglio un'altra iniziativa molto molto importante, che stiamo studiando per cercare di stimolare l'utilizzo dei mezzi pubblici, cercando di incidere anche sull'acquisto del biglietto. Quindi, diciamo, tutta una serie di iniziative che si stanno concretizzando e che vedono appunto come comune denominatore questa famosa transizione green, che in qualche modo, ecco, deve essere sfruttata appieno, e quindi noi lo stiamo facendo anche grazie all'input che ci ha dato il sindaco, e grazie appunto alla carta bianca che ha dato il sindaco a me per portare avanti queste iniziative, certamente in linea con quello che vuole l'Europa. Lei poco fa parlava non solo Piazza Nettuno, ma anche altri siti saranno interessati a questa rigenerazione, riqualificazione. Ecco, se dire già quali saranno e su cosa interverrete in particolar modo. Ma sono una decina di siti, alcuni glieli posso già dire perché ne abbiamo parlato, quindi tra l'altro l'abbiamo anche approvato in giunta, quindi Piazza Europa, Viale Bummacaro, c'è un sito molto bello dove quindi riqualificheremo un campetto da calcio di Viale Bummacaro, e accanto riqualificheremo tutta la piazza con, come le dicevo prima, con arredi di nuova generazione. Sicuramente faremo felici non solo gli abitanti di quel quartiere, ma penso un po' di tutto Librino, in questo caso devo dire di tutta Catania. Poi stiamo lavorando in un sito, è un impianto sportivo, il Polisportivo Sant'Agata, molto bello, chiuso da tanti anni, ma che, ecco, potrebbe diventare, anzi diventerà, non solo un impianto sportivo per gli appassionati di quelle discipline, mi riferisco al calcetto, mi riferisco al basket, ma anche alla pallavolo, ma diventerà anche un sito per come noi lo stiamo progettando, un sito che darà la possibilità, diciamo, ai residenti di poter passare appunto ore all'aria aperta con arredi, come dicevo prima, di nuova generazione. Quindi, ecco, il progetto si chiama Catania Spazio Sport, e in qualche modo l'idea nostra è appunto rifiutare 10, 12, 15 aree, perché siamo certi che portiamo avanti delle iniziative in linea con quello che vuole l'Europa, e quindi avremo sempre più opportunità di sfruttare finanziamenti rivolti a progetti di questo genere. Quindi non solo il centro città, ma anche le periferie, quelle periferie che molte volte sono state un po' dimenticate, verranno nuovamente riqualificate
con spazi nuovi all'aperto, con tanti impianti sportivi che verranno appunto riqualificati. Le volevo chiedere invece, ci sono, o perlomeno ci sono arrivate alcune domande in questi giorni da parte dei nostri lettori, che si riferiscono più che altro ai polmoni verdi della città, che sono oggi un po' dimenticati, come ad esempio quello del Parco Gioieni. Ecco, se avete in mente di intervenire anche in quel luogo. Sì, Parco Gioieni in realtà è un altro impianto sportivo all'aperto per certi aspetti. Lì l'idea è, intanto già abbiamo avviato il concorso con la democrazia partecipata, è stato scelto proprio intorno a Gioieni e quindi sarà fatto già quel piccolo investimento su scelta proprio dei cittadini. Ma nel frattempo stiamo immaginando altri progetti, nel caso specifico legato allo sport. La possibilità di ampliare e rendere, diciamo, fruibile anche a competizione allenamenti importanti lo skate park che c'è lì proprio al Tondo Gioieni, su richiesta proprio dei ragazzi e su richiesta della federazione, abbiamo attenzionato quella che è stata la loro istanza e le dico che ci stiamo lavorando e spero ovviamente di portare a compimento quest'altra iniziativa, così come saranno le iniziative poi all'interno degli altri parchi che noi abbiamo in città, come la Villa Bellini e il campetto alla playa, quindi il boschetto ovviamente della playa. E quindi è chiaro che quelli sono spazi che vanno attenzionati. Nel frattempo, le dico anche che considerate le risorse che noi potremmo avere proprio per incentivare l'ampliamento delle zone verdi, ecco, stiamo ragionando con alcune zone per farle diventare permeabili da zone impermeabili, visto e considerato anche le difficoltà che noi incontriamo quando purtroppo siamo vittime degli alluvioni, e quindi stiamo anche ragionando in alcune zone della città per portare avanti progetti di questo genere. Assessore, Poi, come se la mi pensi? permette, no, io volevo fare anche un'altra riflessione, poc'anzi che parlava delle periferie certe volte abbandonate, ovviamente poi il guaio, perché in periferia le assicuro, perché abbiamo fatto una mappatura di tutti i piccoli impianti sportivi, ce ne sono veramente tanti. Il guaio poi è capire come andare a mantenere queste strutture e non renderle appetibili dai vandali. Questo è veramente il grande problema. Stiamo lavorando anche sulle telecamere, però ci vorrà la buona volontà dei cittadini sani, cittadini onesti, che deve prevalere su chi ovviamente non ama la cosa pubblica. Ecco. Esatto, mi ha un po' dato l'assist, o perlomeno mi ha anticipato su quello che era la domanda, era proprio questo, volevo chiedere, quindi se staranno attivati, ma dalla sua risposta sicuramente sì, degli impianti di videosorveglianza, perché io penso all'ennesima, quel fiore all'occhiello che è stato più volte vandalizzato, ma anche diversi parchi della nostra città, quindi ci sarà anche lì un intervento di videosorveglianza. Quindi, infine, cos'è che si sente di poter dire quindi ai cittadini catanesi? Ma di avere fiducia in questi progetti, le dico che le telecamere già ci sono, nel senso che in questi mesi sono state montate delle telecamere e ne saranno montate delle altre. E qualche volta sono anche servite a cogliere vandali e zozzoni, li chiamo così, con le mani nel sacco. Poi purtroppo alcuni non gliene frega nulla anche di passare 2 giorni in galera, come è accaduto quando il furto dei cavi di proprio Annesia, perché poi grazie a dei rilevatori di presenza sono state arrestate queste persone. Quindi è un problema di cultura e soprattutto, ripeto, bisogna che i cittadini sani ed onesti riescano veramente a far capire a quella piccola parte che la città è di tutti e che va tutelata come se fosse uno spazio di casa propria. Con queste parole io ringrazio l'assessore Sergio Parisi. Assessore, noi sicuramente ci risentiremo man mano che avranno appunto luogo le varie inaugurazioni delle nuove spazi all'aria aperta, e un grosso in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera. Grazie.